È tutto pronto a Polverigi per Pizza Gustando, il festival della pizza d'autore che torna per la settima edizione sabato 24 e domenica 25 giugno. Grazie alla collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, Comune e Proloco e al contributo della Camera di Commercio delle Marche, l'appuntamento riporterà nelle piazze e per le vie della città una delle eccellenze culinarie italiane più amate, proponendo un viaggio alla scoperta della qualità della pizza artigianale. Un itinerario diffuso, quello proposto da Pizza Gustando, che si snoderà tra il centro storico e Villa Nappi con i maestri pizzaioli, autentici artigiani del gusto, pronti ad accogliere i visitatori con proposte diverse ma caratterizzate dai prodotti tipici locali. Polverigi è un vero gioiello dell'entroterra di Ancona, ricco di fascino e accogliente. Pizza Gustando sarà l'occasione per passare delle serate diverse dal solito, assaggiando il piatto italiano più famoso al mondo, realizzato dalle pizzerie Il Vecchio Forno e Il Ghiottone di Polverigi, da Sicchi Maia, Pinza Romana di Ancona, da Napolis, la pizza di strada, la napoletana di Osimo, dal Capriccio di Monsano, l'Officina della Pizza di Agugliano, Molino Italser di Osimo, Mociga e Buon Gusto di Ancona. Anche i palati più difficili troveranno quindi la pizza preferita. Una scommessa che è nata sotto la sua prima amministrazione e che poi possiamo dire è ben riuscita, perché adesso è un appuntamento irrinunciabile e soprattutto è ricco il cartellone e la qualità della pizza e l'offerta e la varietà della pizza che verrà proposta. Sì, al di là della intuizione, se appunto nel corso di questi anni, quindi appunto siamo giunti alla settima edizione, se siamo arrivati qua, ripeto, non è retorica, ma io credo che un ringraziamento vada a chi comunque operativamente ha reso possibili queste edizioni, quindi mi riferisco alla Proloco e tanti volontari che anche in queste ore stanno appunto lavorando per garantire il successo della settima edizione, che appunto sarà questo weekend 24 e 25 giugno. Che cosa ci dobbiamo aspettare proprio per questo weekend, oltre a delle pizze gustosissime? Ma io innanzitutto, come accennavo prima in conferenza stampa, l'idea era venuta per valorizzare il nostro paese, il nostro borgo, tant'è che la logistica appunto prevede una dislocazione sia nel centro che a Villa Nappi, e quindi i visitatori che verranno a Polverigi potranno gustare le bellezze di Polverigi e gustare delle buone pizze che hanno degli ingredienti particolari, perché comunque si è puntato da sempre, dalla prima edizione abbiamo puntato alla qualità del prodotti e soprattutto anche prodotti locali. Diciamo che questo è stato lo sviluppo naturale di una tipicità della vostra città, quella di produrre pizza. Anche dai comuni limitrofi a volte venivano nella vostra città perché c'erano delle pizzerie, 5 pizzerie tutte famose, perché ognuna produceva un tipo di pizza particolare. Quando appunto abbiamo pensato a questa manifestazione, il fatto di voler valorizzare il borgo, come, perché comunque sul nostro territorio vi erano 5 pizzerie e in proporzione rispetto alle dimensioni demografiche sicuramente erano molte, appunto chi produceva pizza al piatto, chi pizza al taglio, chi alla pala, chi tradizionale, e quindi alla fine abbiamo pensato che poteva essere il mix giusto, accompagnato anche, sempre tornando al discorso dell'artigianalità e quindi l'importante collaborazione con Confartigianato, anche delle birre artigianali. E quindi ecco, è tutta una manifestazione, una volontà di puntare su quelle che sono le eccellenze. Artigianalità, più della pizza, possiamo dire che è proprio un prodotto artigianale, un prodotto di qualità, in mostra in un comune davvero che ha tantissime iniziative come Polverigi. Un'iniziativa veramente che va nella giusta direzione. Siamo contenti come Confartigianato di contribuire anche quest'anno con il patrocinio e con l'organizzazione di questa bella iniziativa, che va nella giusta direzione, cioè promuovere l'artigianalità, i maestri artigiani, un'artigianalità d'eccellenza nel valorizzare il mondo dell'alimentazione, in questo caso la pizza, però promuovendo il territorio, quindi una bella iniziativa in sinergia con il comune di Polverigi che valorizza il territorio, l'impresa, il fare impresa, i nostri borghi, la nostra regione. Questo è quello che caratterizza l'obiettivo di Confartigianato: promuovere al meglio il nostro territorio e valorizzare
queste attività, anche per sensibilizzare i giovani ad avvicinarsi al mondo del lavoro e magari degustando una buona pizza, incuriosendosi sulle procedure, sulle modalità per poi avvicinarsi al mondo del lavoro e cercare di promuovere al meglio il nostro settore. Segretario, la sua pizza preferita? La mia pizza preferita è una pizza molto semplice, margherita, che però ha in sé la sua tradizione e con qualche abbinamento si può anche rendere unica. Quindi partiamo dalla tradizione, della semplicità, per poi dare sfoggio ai nostri maestri pizzaioli di poter creare prodotti sempre più innovativi. Pizza Gustando non smette mai di crescere, sia con le iniziative proposte che con la varietà di pizze presenti. Ci sarà infatti anche la gluten free, realizzata dal maestro pizzaiolo Filippo Scalese, su invito dell'associazione Celiachia Marche. Non mancheranno gli abbinamenti con le migliori birre agricole e artigianali e tanti eventi collaterali, musica dal vivo, show cooking, degustazioni e spettacoli anche per bambini. Nel pomeriggio di domenica 25 si terrà un contest riservato ai pizzaioli per il miglior abbinamento tra pizza e vini rosati o bollicine e pizza e salumi con i paccasassi, in collaborazione con diverse aziende del territorio. La settima edizione di Pizza Gustando ricalcherà nel format le edizioni precedenti, che hanno avuto sempre un ottimo successo. Avremo 9 postazioni diffuse nel borgo di Polverici, tra Villa Nappi e il centro storico, e in ognuna di queste i maestri pizzaioli ci accoglieranno con le loro specialità. Partiamo dalla pinza del Conero alla pala romana. Abbiamo un pizzaiolo che si chiama, il nome dice tutto, Napolis, e quindi presenterà la pizza fritta classica napoletana e quella a portafoglio, e quindi ne abbiamo per tutti i gusti. Faremo un concorso a Villa Nappi e praticamente abbineremo la pizza margherita con 5 aziende locali vinicole, che ringraziamo per il loro sostegno e partecipazione, e poi faremo un altro concorso dove abbineremo sempre la pizza con un prodotto proprio che sa molto del Conero, il paccasasso. E quindi, ringraziando anche un'azienda qui locale del territorio, abbineremo la pizza alla paccadella, al paccauscolo. Avremo una giuria di qualità con 3 sommelier, un assaggiatore gourmet Luca Giampaolini e i 2 blog fodder di Marche Amorsi. Siamo molto contenti anche di questa manifestazione nella bella location anche di Villa Nappi, alla quale noi teniamo tantissimo, che è un po' anche lo scrigno di tutte le opere d'arte del paese. E poi non mancheranno, come sempre, gli spettacoli musicali per i bambini e tutte le diverse iniziative. Di questi tempi essere responsabile del settore alimentare non è semplice, perché le iniziative sono davvero tante. Ce n'è una che però sostenete da ben 7 edizioni, che è proprio Pizza Gustando a Polverici, un comune che può trovare nell'alimentare un rilancio anche del proprio tessuto produttivo. Assolutamente sì, iniziative come questa servono proprio a questo, cioè rilanciare, animare i piccoli comuni del nostro territorio, soprattutto in un periodo estivo in cui magari il mare può essere più attrattivo, e animare i centri cittadini. Inoltre Pizza Gustando ha un valore anche per il comparto del settore alimentare, perché mette in rete, propone una sinergia tra operatori dello stesso settore, favorendo così collaborazioni e anche confronti professionali, nonché diciamo, conoscenze anche di fornitori che possono arricchire la qualità del prodotto, in questo caso la pizza che viene somministrato. Inoltre Pizza Gustando è un'occasione anche per parlare di Made in Italy, perché la pizza è proprio il simbolo per eccellenza del saper fare artigiano del nostro paese, ed un settore che a livello su scala nazionale esprime dei numeri importanti. Consideriamo che le pizzerie sono più di 120.000, quindi l'indotto, se consideriamo anche i fornitori di materie prime, di beverage, di macchinario, un indotto grande che va supportato anche con iniziative come Pizza Gustando. Lo stato di salute delle pizzerie che controllate come Confartigianato Ancona Pesorbino? È un settore che funziona, e che porta anche giovamento ai territori in cui queste stanno. Certo è che il settore pizzeria è stato gravemente colpito dal Covid, che sembra ormai passato ma è cosa recente. Dal 2019 ad oggi l'intero comparto su scala nazionale ha avuto una decrescita del 4,3%, per cui è un settore più di altri che va sostenuto, come poi quello della ristorazione e di altri settori del comparto alimentare. Come responsabile territoriale diceva che
che Polverici è in controtendenza a livello di aperture di imprese artigianali, forse un po' la pizza ha aiutato, perché dove si mangia bene, dove c'è una comunità coesa, senz'altro è più facile lavorare. Sì, assolutamente, riportavo prima con estremo piacere i dati appunto relativi alle aperture delle nuove attività nel comune di Polverici, che sono ben 11 da gennaio a maggio, al 31 maggio, che nel pari periodo rispetto al pre-pandemia, per esempio 2019, sono aumentate quasi del doppio. Quindi questo dato testimonia quanto fermento, no? Quanto sia bello un territorio attrattivo che comunque continua a essere un terreno anche utile per le imprese, per appunto fare impresa, agevolare insomma le aziende ad aprire, quindi assolutamente sì. Che cosa rappresenta Pizza Gustando per la città, per il territorio? Perché poi come sempre arriva l'estate anche un volano per tutti, non solo per chi è presente con gli stand o con la musica, con tutte le varie iniziative previste dal cartellone. Sì, indubbiamente è un'iniziativa appunto che porta a traino tutta una serie di indotti paralleli da chi fa per esempio accoglienza, perché in 2-3 giorni di iniziativa comunque c'è gente anche che si ferma, piuttosto che tutto ciò che è il contorno, che ruota attorno al centro cittadino, è di immediato interesse diretto per chi comunque ecco si ferma anche a mangiare all'interno delle pizzerie piuttosto che a degustare un bicchiere di birra artigianale. Quindi indubbiamente è un bene per tutto il comune, per tutte le attività economiche che ruotano attorno al comune.